Oggi, cari telespettatori, solo per voi una proposta irripetibile direttamente da Multi Oxygen. Grazie alla consolidata esperienza dei laboratori Multi Oxygen che da 30 anni operano nel settore dell'ossigeno-ozonoterapia, sono lieta di presentarvi una linea di prodotti creata per tutte le donne che desiderano un vero e proprio trattamento di bellezza direttamente a casa vostra. Multi Oxygen ha pensato alla cura del vostro viso, ma non solo, ha ideato una linea completa per il benessere e la bellezza del vostro corpo. Oggi in esclusiva solo per voi una proposta irripetibile. Vogliamo offrirvi la possibilità di portare nelle vostre case la linea completa creata dagli specialisti di Multi Oxygen ed approvata dalla Società Scientifica Italiana di Ossigeno-Ozonoterapia. 11 prodotti che porteranno l'ossigeno-ozono in ogni parte del vostro corpo. Sono lieta di presentarvi innanzitutto la nostra punta di diamante, Ozzo Cream Crema Viso, una crema unica che rende la pelle luminosa, elastica e tonica. Aumenta la presenza di ossigeno nelle cellule dell'epidermide, rivitalizza, ringiovanisce le pelli stanche e opache, dona un aspetto fresco e luminoso, inoltre riduce i segni del tempo. Sempre per il vostro viso vi propongo il sapone all'ossigeno ozono, Soap Ozone, e la maschera viso Ozzo Skin. Soap Ozone ha una duplice azione, purifica e idrata la pelle, lasciandola perfettamente pulita, compatta e luminosa. La speciale maschera Ozzo Skin invece purifica e deterge in profondità, mentre idrata e rassoda e dà una sferzata di giovinezza anche alle pelli più stanche. Riattiva il microcircolo, conferendo al viso una luminosità straordinaria. È importante avere anche un bel sorriso per esaltare la bellezza del nostro viso. Dunque ecco Ozzo Dent, dentifricio che contiene gli efficaci principi dell'ossigeno ozono. L'esclusiva composizione brevettata dal professor Mariano Franzini contribuisce efficacemente ad igienizzare il cavo orale grazie alla sua forte azione battericida e protegge a lungo termine dalle carie, rinforzando le gengive ed esercitando un'azione ultra sbiancante. Dopo esserci prese cura del nostro viso, pensiamo al nostro corpo. Ozoil è un latte corpo a composizione oleosa con la più alta concentrazione di ossigeno ozono. Stimola la circolazione periferica aiutando l'organismo ad espellere scorie e tossine. Agisce sugli inestetici fenomeni associati alla cellulite e alle adiposità localizzate, eliminando il tipico aspetto a buccia d'arancia. Rende inoltre la pelle incredibilmente elastica, morbida e liscia. Sempre per il corpo abbiamo poi Ozzo Body Scrub e Idrozono. Ozzo Body Scrub è un esfoliante all'ossigeno ozono che rimuove delicatamente le cellule morte e le impurità, accelerando il rinnovamento della pelle. Il risultato è una pelle istantaneamente più fresca, luminosa, levigata e morbida. Idrozono invece è un olio iperozonizzato dalle proprietà rivitalizzanti e riossigenanti. Ripristina la circolazione sanguigna e linfatica. Grazie alle virtù dell'ozono la cellulite si riduce e la pelle è tonica e super idratata. Della linea ozonopatia fa parte poi Ozzo Cap Shampoo, che decongestiona la cute rivitalizzandola, riattiva il microcircolo, apporta ossigeno ai bulbi combattendo la devitalizzazione e la caduta dei capelli. Inoltre protegge efficacemente da forfora ed esquamazione. Ecco un prodotto ideale quando siamo fuori casa, di corsa, tra il lavoro e la spesa e vogliamo igienizzare le mani in modo efficace e sicuro. Ozzo Bath si asciuga in pochi secondi lasciando la pelle morbida e protetta, eliminando i batteri e i germi. Inoltre, usato con regolarità, attenua le macchie scure della pelle. Infine due prodotti in gel, Ozzo Ven e Mio Ozono. Ozzo Ven è un gel cosmetico coadiuvante nel trattamento di stanchezza, gonfiori e pesantezza di gambe, caviglie e piedi. Svolge un'azione rinfrescante, defaticante e lenitiva. Mio Ozono è ad azione defaticante e decontratturante, coadiuvante nei casi di tensione localizzata e prolungata dei muscoli, delle giunture, rigidità del collo e delle spalle. Solo per oggi un'offerta irripetibile, la linea completa ozonopatia di Multi Oxygen ad un prezzo incredibile, 11 prodotti invece che 289 euro li pagherete solo 199 euro, IVA e spese di spedizione incluse. Avete capito bene, 199 euro per 11 prodotti, un risparmio maggiore del 30%. Non perdete questa fantastica opportunità, poiché i prodotti della linea ozonopatia di Multi Oxygen sono disponibili in un numero limitato, visto lo sconto eccezionale. Terminata questa offerta, li potrete comprare a prezzo di listino solo sul sito www.ozonopatia.com e nelle farmacie più qualificate. Chiamate il numero 035
300 903. Affrettatevi! Solo 199 euro per 11 prodotti della linea ozonopatia di Multioxygen. Un'occasione irripetibile per farvi provare le grandi virtù dell'ossigeno-ozonoterapia. Terminata questa offerta, li potete comprare a prezzo di listino solo sul sito www.ozonopatia.com e nelle farmacie più qualificate che espongono il logo Ozonopatia. Un'occasione irripetibile per farvi provare le grandi virtù dell'ossigeno-ozonoterapia. Regalatevi la linea completa dei prodotti Ozonopatia di Multioxygen a soli 199 euro invece che 289 euro. Uno sconto maggiore del 30%. Chiamate il numero 035 300 903. Chiama il numero in sovrappressione. Vi aspetto alla prossima. Un bacio da Delia. Mi raccomando, chiama! Buonasera a tutti cari amici telespettatori, ben ritrovati a Esperienza Benessere, trasmissione nata per divulgare la conoscenza dell'ossigeno-ozonoterapia. Questa sera qui in studio sono felice di presentarvi e rivedere il nostro coordinatore, il professor Mariano Franzini. Buonasera professor Franzini. Buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Buonasera a tutti, certamente. Ricordo che è professore presso l'Ateneo di Pavia e presidente della Società Scientifica di Ossigeno-Ozonoterapia. Presento sempre con molta gioia, perché lo rivedo, è un professore veramente che stimo, il professor Donati Franco. Buonasera a tutti. Buonasera, ozonoterapeuta e specialista in ginecologia, ostetricia, omotossicologia, omeopata, medicine integrate e non continuo, perché so che lei è un grande studioso, agopuntura, insomma, eccetera, eccetera. Buonasera. Accanto il dottor Emanuele Camolese. Buonasera, dottor Camolese. Il dottor Camolese è amministratore delegato di Multioxygen. Multioxygen è un'azienda italiana leader nel settore delle apparecchiature che generano ozono, sia in ambito industriale, medicale, ma anche domestico. Molto bene. Questa sera, professor Franzini, di cosa parliamo? Questa sera abbiamo un argomento che potremmo definire anche nuovo, anche se il professor Donati è già stato con noi e ha già presentato in molti congressi scientifici, sia dell'ossigeno-ozonoterapia, sia specifici della sua materia, cioè la ginecologia, l'utilizzo e l'efficacia, presentando l'utilizzo e l'efficacia dell'ossigeno-ozono in ginecologia e in urologia. Temi molto importanti, perché l'ozono è importante in ginecologia, ora ce lo dirà, ma veramente è un tema che ha accolto tantissimo interesse, sia presso il pubblico, ma specialmente presso gli studiosi e presso gli specialisti della materia in ginecologia. E quindi ringrazio ancora il dottor Donati. Dirò che ha già aderito al nostro invito di partecipare anche alla prossima trasmissione, quindi la prossima settimana parleremo ancora con il professor Donati e parleremo di una materia inerente che è... La sessuologia. Come? La sessuologia. La sessuologia, esattamente. Poi sono contenta perché è un argomento poco affrontato. Poco affrontato. E anche una novità scientifica, perché appunto nel settore è stato un pioniere, no?
Ha inventato anche una tecnica, una nuova tecnica. Ecco, sì. Ecco, ci parli dei protocolli di, insomma, di applicazione dell'ossigeno ozono nel suo ambito? Avendo diverse specializzazioni, mi sono accorto, ho cercato di integrare queste tecniche e sono riuscito, dopo l'ho studiato per un anno e otto mesi, questa coppa che mi permette di lavorare a livello vulvare, vescicale, vaginale e sull'ampolla rettale. Quindi con questa tecnica sono in grado di agire su diverse patologie che possono essere soprattutto le vaginiti e le vulviti acute croniche, tutta la parte delle cistiti, quindi con urinoculture positive o negative, emorragiche e tutte le altre parti. Ultimamente mi sono dedicato soprattutto al punto di riferimento sessuologico, essendo anche sessuologo, quindi ho cercato di ampliare un attimino gli orizzonti su queste indicazioni terapeutiche. Il punto di riferimento più importante sicuramente sono le infezioni vulvo-vaginali e vescicali. E l'ossigeno ozono è efficace nel trattare queste patologie legate appunto alla... Beh, ad oggi ho trattato già moltissimi casi e porto ai congressi un risultato del 94,6% di successo, quindi è una cosa molto molto interessante, pur essendo una tecnica di una semplicità estrema, quindi può essere usata anche da colleghi non ginecologi. Infatti quando insegno sottolineo moltissimo il fatto che può essere usata da qualsiasi medico, perché la tecnica è semplicissima, ma soprattutto non dolorosa. Meraviglioso. Sì. Professore? Sì, no, c'è anche da dire e da ribadire che nulla è più antivirale e antibatterico dell'ozono. E quindi già nelle infezioni è quasi naturale pensare e ottenere dei risultati stupendi. Quindi c'è tutto un retroterra scientifico molto importante per questa applicazione che ha inventato, ha trovato il professor Donati. Ma è ad ampio spettro l'efficacia dell'ozono? Anche... Come? È ad ampio spettro l'efficacia dell'ozono? No, è totale. Cioè, non c'è batteria, non c'è virus, quindi non mi interessa quasi neanche fare... Certo, ma diciamolo, perché... La prova per vedere che batterio, che virus possa essere, perché tanto è efficace su tutti i batteri. Varia dalla quantità di ozono, poi il dottore lo dirà, e dal tempo di contatto, e difatti la coppa specifica serve proprio per avvenire a questa risultanza. La seconda cosa, estremamente importante, è oltre che essere un antibatterico e un antivirale totale, è che oggi abbiamo una resistenza agli antibiotici sempre in aumento. I motivi sono tanti: perché prendiamo troppi antibiotici, perché li mangiamo nella carne, nei polli e quant'altro. Comunque, è che stiamo sviluppando una resistenza importante agli antibiotici. Quindi sempre meno gli antibiotici riescono a sopperire a questo tipo di infezioni. Dunque, il metodo Donati. Ci spieghi? No, l'ho chiamato così perché... perché chiaramente dall'inventore. L'ho chiamato così perché in realtà il protocollo è una mia idea. Certo. Io aggiungerei una cosa rispetto a quello che ha detto il professore, perché anche l'essere immunostimolante, immunomodulante, ha un'importanza veramente notevole. Senza contare che ci sono anche altri punti di riferimento. Non dimentichiamoci che l'ozono tende a riparare i tessuti e ad agire a livello del microcircolo, e quindi lavorare su più livelli per quanto riguarda le indicazioni terapeutiche. Ha detto giustissimo il professore l'antibiotico resistenza. Infatti sulle indicazioni terapeutiche ho parlato anche dei cateteri di Mora. Io sto trattando delle persone paraplegiche con delle grossissime problematiche in sedia, sulle carrozzina, e dove devono fare un autocateterismo più e più volte quotidianamente, e quindi sono soggette ad infezioni recidivanti e continue, e il risultato è veramente eccezionale nel giro di pochissime sedute.
Cioè la persona sta veramente meglio nell'immediato. Come ha detto prima, è indolore, ci sono controindicazioni, tossicità piuttosto delle avvertenze particolari? Le controindicazioni sono nulle, cioè può essere usata a qualsiasi età, può essere usato su qualsiasi problematica, sempre su base infettiva, può essere, direi di controindicazioni faccio prima dire che non ce ne sono. E quanto dura una seduta? Dunque, dipende che cosa faccio. Le tecniche sono tre, c'è un'insufflazione vescicale, vaginale e rettale. Per esempio, se c'è la candida, io solitamente faccio solamente la vaginale e la rettale, perché ci può essere una candidosi anche a livello di intestino. Per quanto riguarda invece le Escherichia coli, che è il disastro a livello, il 95% delle infezioni vescicali è dato da questo germe, e solitamente le faccio tutte e tre. Le Escherichia coli faccio la vescicale, la vaginale e la rettale. Solitamente sono dalle 4 alle 6 sedute ravvicinate nel giro di 10-15 giorni, e dura praticamente tutto quanto l'insufflazione, le tre durano tutte le insufflazioni una ventina di minuti circa, ed è assolutamente indolore, perché la coppa che ho ideato viene semplicemente appoggiata a livello in sede vulvare. E non è assolutamente dolorosa, no, però no, non si sente. Lo tiene addirittura la paziente, niente. La coppa. Quanto ecco, dura? La regia, pochi minuti? La regia ha fatto vedere... Quanti minuti? Cioè quanto tempo? In tutto? Sì. In tutto al massimo 20 minuti. Capito. Quindi è molto veloce. Ecco, vuole dire alle nostre telespettatrici quali sono le patologie? Vuole ricordarlo? Le patologie dove è meglio, dove agisce meglio l'ossigeno ozono, sono, diciamo così, su tutti i germi. Il professore prima ha parlato dell'essere antibatterico per eccellenza, forse è il disinfettante più potente in assoluto al mondo, professore. È 120 volte addirittura più disinfettante del cloro, tanto per dire, quindi... Senza contare, all'ultimo congresso ho portato che rispetto al cloro ci sono moltissime problematiche utilizzo, cioè viene utilizzata la metà della sostanza rispetto al cloro, ma soprattutto non si hanno la formazione di alcune sostanze tossiche che si chiamano trialometani, una cosa un po' difficile da spiegare, ma ci sono anche meno, la produzione di meno sostanze tossiche come scorie rispetto al cloro. Bene, questo è molto importante saperlo. Ecco, volevo fare un passo nella direzione dei generatori, parlare con il dottor Camolese, e volevo chiedere appunto questa azienda, Multi Oxygen, cosa fate, dove producete? E noi siamo un'azienda italiana, ci occupiamo dal 1993 esclusivamente di produrre generatori di ozono che hanno diversi ambiti applicativi. Il dottor Donati ha illustrato parte della sua tecnica che viene svolta con un generatore all'uopo creato per svolgere ossigeno-ozonoterapia. Davanti a me, per esempio, abbiamo un'apparecchiatura di utilizzo domestico che magari sto anticipando ciò che il dottor Donati avrebbe detto, però lo farà in modo scientifico lui tra poco. Può essere utilizzata producendo dell'acqua molto carica di ozono, tecnicamente iperozonizzata, che possa dare un seguito terapeutico alle pazienti che il professor Donati cura attraverso l'ossigeno ozono. Un'acqua curativa. La stessa acqua può essere utilizzata anche per altre tipologie di patologie che altri tipi di medici utilizzano come tecnica, con l'ossigeno ozonoterapia in ambulatorio, in studio medico, e domiciliare attraverso l'ausilio di questo apparecchio che produce in sito l'acqua, che è in grado di fare una disinfezione molto profonda, in questo caso della parte ginecologica da trattare, ma potrebbe essere l'occhio per alcuni oculisti che la consigliano per la maculopatia, piuttosto che in odontoiatria per problematiche del cavo orale. La particolarità dell'ozono consiste nel fatto che non può essere stoccato, ma deve essere prodotto e consumato immediatamente. Certo. E quindi non è possibile avere
una capsula di ozono che mi permette di dare una continuità terapeutica domiciliare. Bisogna avere un'apparecchiatura che produca l'ozono, che in questo caso quella di fronte a me utilizza l'acqua come veicolo, perché ovviamente poi non è un'apparecchiatura medica e deve essere usato da un privato che lo usa proprio come presidio per stare meglio. E questo generatore di ozono ce l'ha sia il medico, l'ozonoterapeuta, che anche può acquistarlo anche un comune mortale, un paziente. Cioè. Esattamente. Questo tipo di apparecchiatura in questa versione, quella dell'ambulatorio medico, ci sono delle versioni con colorazioni diverse che possono essere, come dire, più in linea con le mura domestiche. Diciamo che per sintetizzare, l'acqua ozonizzata ha diversi vantaggi. Dare continuità a una terapia che il medico ha prescritto e sta svolgendo, bere dell'acqua che può essere particolarmente pura perché a livello batteriologico l'ozono è stato in grado di eliminare la componente batteriologica dell'acqua, e poi, se ricordo bene il palinsesto delle prossime settimane, si parlerà anche di questo argomento con specialisti di gastroenterologi, per cui si può utilizzare quest'acqua anche per disbiosi intestinali, come dicevo prima, per sciacqui del cavo orale, per problematiche infiammatorie, per prevenire la carie, per dare un apporto molto antisettico durante l'igiene del cavo orale. E perché no, per le attività anche alimentari, sciacquare frutta e verdura con un'acqua iperozonizzata ci mette al riparo da sia la parte di batteri presenti sui frutti, sia attraverso l'ossidazione che l'ozono è in grado di svolgere su alcune molecole dannose per l'uomo presenti in alcuni prodotti chimici utilizzati dell'agricoltura. Chiudo la digressione perché non voglio entrare troppo in profondità. Certamente. Professore, so che lei termina sempre le sue sedute di ossigeno-ozonoterapia donando ai suoi pazienti un bicchiere di acqua iperozonizzata. È un'abitudine che ho preso ormai da anni e che penso confermi la bontà della cosa. Nel senso che i pazienti che arrivano da noi in ambulatorio, io parlo in modo particolare perché hanno il mal di schiena, hanno l'ernia discale, la protrusione discale, sono pazienti, come penso anche quelli di Donati, che vengono da, non da giorni, a volte da mesi di trattamenti, di cure, e quindi è naturale che si formi qualche cosiddetta disbiosi intestinale, cioè mal regolazione della parte batterica buona, della parte batterica cattiva a livello intestinale. Quindi dare loro una cura specifica per il mal di schiena o per le infiammazioni vaginali, ma dare a loro anche l'acqua per ricominciare a riequilibrare quello che è l'intestino, che poi dall'intestino partono un sacco di batteri che vanno a diffondersi un po' tutto il corpo, rilascia molto ossigeno attraverso la mucosa che va in giro per il corpo, quindi è un beneficio, direi, a 360 gradi, cioè completo, quindi curare lo specifico della patologia che ti viene presentata e il generale che può originarla o che può mantenerla più a lungo, perché poi, e quindi a rimettere in funzione un sistema e una guarigione più completa per il nostro paziente. Io lo uso anche per tante altre cose. Per esempio? Per esempio, utilizzo l'acqua bidistillata iperozonizzata per le insufflazioni vescicali. La utilizzo per bagnare, e questa è l'unica cosa che può essere fastidiosa per la donna durante i miei trattamenti, bagno semplicemente con l'acqua iperozonizzata l'ambiente vulvare, perché quando l'acqua viene in contatto con l'ozono trasforma c'è una trasformazione da un punto di vista biochimico veramente fantastica. Ma soprattutto la utilizzo anche per via vaginale e poi la riaspiro subito dopo fatta l'insufflazione vaginale. Non da ultimo, per quanto riguarda l'intestino, come ha detto il professore, per me è una manna, io do sempre 4 bicchieri alla fine del mio trattamento, ma uso un trucco, 4 bicchieri. Io ne utilizzo 4 bicchieri, perché in questo modo a livello vescicale c'è un maggiore lavaggio. Certo. Io uso un trucco. Quando ho finito il trattamento, mando la paziente al bar a prendere una bottiglietta da mezzo litro, fredda, perché più l'acqua è fredda, più l'ozono si mantiene ad una temperatura di 30,
di 37 gradi l'ozono ha un'emivita di 8 minuti, se invece si abbassa la temperatura, l'ozono, l'acqua iperozonizzata può durare anche 30 minuti. Ecco, lo faccio, preparo l'acqua iperozonizzata nel mezzo litro di acqua e loro se lo bevono nei 30 minuti successivi e se lo portano, se abitano vicino a casa, o lo bevono in macchina. Favorisce. Certo, per me è importante, da un punto di vista vescicale, importantissimo. Beh, si può fare anche a livello rettale, quanto è importante un lavaggio rettale con l'acqua, potrebbe essere molto importante. Sì, lì io preferisco utilizzare la forma gassosa, fare un'insufflazione rettale semplice, dove la concentrazione dell'ozono può essere diversa, in base se l'alveo è stitico, utilizza una concentrazione più alta, se l'alveo è diaroico tendo a ridurre le contrazioni dell'intestino e quindi aiuto sia per quanto riguarda il discorso della stitichezza e o per quanto riguarda il discorso dell'alveo diaroico. Caspita, modifico la concentrazione in base, cioè personalizzando la terapia. Professore, ha qualche altra domanda da porre alla... Beh, di domande ne avremo tante, quindi lascerei... Abbiamo ancora 5 minuti. Quasi il campo libero al professor Donati. Elencherei il nome delle patologie, perché a volte la paziente, o i sintomi che possono essere trattati e meglio curati. E dirò che l'idea di dare la bottiglietta di acqua fredda è veramente una cosa splendida. Io sì, non ne ho parlato, ma... concordo perfettamente che, ma proprio hanno un beneficio i pazienti che lo sentono, oserei dire quasi velocemente, immediatamente. Bevendo o i 4 bicchieri o addirittura i 400-500 centimetri cubi di una bottiglietta di acqua. Dirò una cosa, professore. Parlo più e lascio la parola al professor Donati, che le trasformazioni che l'ozono fa sull'acqua, che diceva il professor Donati, portano l'acqua ozonizzata ad assomigliare all'acqua di Lourdes. Molto importante, non solo perché fa i miracoli dei quali parlavamo prima e parlava anche il professor Donati, ma no, c'è una cosa molto seria e molto importante, è che l'acqua, i cluster, le cellule dell'acqua, da 6 diventano 21-22, quindi cluster più piccoli, celluline più piccole, vengono meglio assorbite dall'intestino. Sono più biodisponibili. Ecco, e quindi se ci ricordiamo che chi fa il bagno nella piscina di Lourdes si asciuga immediatamente e velocemente, altrettanto ci ricorderemo che viene assorbita meglio dal nostro tratto gastrointestinale. Quindi è un po' un'acqua, per questo ha un nome così altisonante, acqua di lunga vita. Ma sai che noi dell'ossigeno ozono già da anni stiamo dicendo e preconizzando che la nostra vita con l'ozono durerà oltre i 120 anni. Ebbene. E io ne voglio essere il primo dei testimoni. Professore, 120 anni però in salute. E poi in salute, perché quello è importante. Quello che è fondamentale. Manco ancora un minutino, dai, ci dico qualcosa, non lo so. Non abbiamo più tempo. Alla prossima settimana. Paolo ci sta sgridando, allora ci vediamo settimana prossima. Ringrazio tutti i telespettatori che ci hanno seguito. Il sito, insomma, se volete fare delle domande o avete... Ecco, potete guardare il sito. Saluto il professor Mariano Franzini, il dottor Franco Donati, dottor Camolese. Grazie. Buonasera. E a settimana prossima, allora. Arrivederci a tutti. Arrivederci.